Cari amici telespettatori, oggi in questo studio piccolo ma bellissimo della PSB abbiamo la dottoressa Maria Delitto. La simpaticità è una persona simpatica, è donna e quindi facciamo gli auguri a lei, a tutte le sue dipendenti, perché la maggior parte delle dipendenti sono donne. Sì, l'azienda è a prevalenza femminile, infatti per noi oggi la giornata internazionale della donna l'abbiamo vissuta con la maggiore enfasi possibile. E per noi è inclusione, significa gentilezza, questo per noi è donna. Dottoressa, come nasce la sua società, la PLC, che ha tre settori chiave che sono Sì. fondamentali, nel campo proprio della tecnologia, all'avanguardia? Assolutamente. La nostra società si chiama DL Srl, nasce 40 anni fa, la inizia il mio papà, quindi io e mio fratello Andrea siamo la seconda generazione. Da oltre 25 anni mio fratello e 29 anni io, che siamo in azienda e ci occupiamo appunto di automazione industriale. Abbiamo tre segmenti diversi, abbiamo tre brand, PLC City, PLC Marine e PLC Industry. E PLC City si occupa dell'e-commerce, quindi abbiamo sdoganato il mondo dell'automazione industriale sull'e-commerce. Siamo stati in Italia un po' i pionieri in questo, siamo stati avvantaggiati. PLC Marine è l'ultima nata che abbiamo inaugurato proprio venerdì in questa grande festa che abbiamo fatto a Villa Scalera a Miseno. E praticamente si occuperà tutto il settore marine, quindi armatoriale, crocieristico, offshore, militare, tutta l'automazione che riguarda appunto a bordo o su una piattaforma e che daremo tutto il nostro know-how di 40 anni di esperienza in questo settore. PLC Industry completo con questo settore che ci accompagna appunto da 40 anni, che vuole asservire l'azienda manufatturiera, quindi italiana. Siamo partiti da 40 anni fa da quella italiana e oggi produciamo l'80% del nostro fatturato esteri. Ora attualmente abbiamo diversi cantieri in Europa e fuori dall'Unione Europea per produzione delle materie più disparate. Dottoressa, devo fare un elogio a lei perché diciamo che nasce questa società dove? In Italia, e precisamente dove? È una terra bella complessa, quella l'area nord di Napoli, e che poi praticamente abbiamo sviluppato una sede anche a Monte di Procida e una a Gallarate, quindi in Lombardia. Quindi abbiamo tre sedi, dove il quartier generale è proprio in questo piccolo paese sul mare, perché abbiamo voluto puntare sulla qualità della vita. Vi faccio un'altra bella, vi do una bella notizia. Il Comune di Pozzuoli ha istituito il registro delle denominazioni proprio DOC, di società, di enti e tutto. Sicuramente lei deve fare l'iscrizione questa, Grazie dottore, perché è molto seguirò il suo importante. consiglio. È molto importante. Comunque noi, io mi auguro di poterla seguire e dare anche qualche consiglio per l'ultimo settore che avete fatto, Assolutamente perché è un siamo settore molto bello. convinti, anche perché il nostro non è soltanto un progetto industriale o personale aziendale, ma anche sociale. Pensi che abbiamo fatto rientrare 20 ragazzi dall'estero. Proprio il direttore della nuova business unit PLC Marina è un cervello rientrato, il nostro 20° cervello rientrato. Questo L'azienda ha dal fatto rientrare 20 persone dall'estero, erano residenti all'estero, avevano famiglie all'estero e sono rientrati e Questa è hanno una avuto soddisfazione l'opportunità. enorme. Sì. Dottoressa, ma in effetti, quanti dipendenti ha oggi? 84 dipendenti sulle tre sedi Quante italiane. donne? Diciamo, penso che sono maggioranza. Ben 65% è donna in DL. Quindi oggi proprio penso che state festeggiando alla grande. Assolutamente sì. Guardi, l'altro giorno era nella fiera della MacSpea a Bologna, dove abbiamo uno stand, e il nostro ufficio stampa, che era lì con noi,
Si meravigliava come la presenza femminile era così ridotta ancora nel 2024. Siamo veramente di spaccatura e ne abbiamo fatto da una differenza un'opportunità. Benissimo. Dottoressa, in effetti che cosa fa in particolare il primo segmento? Allora, l'azienda... Ne parlavo di automazione. Sì, fa tutto software per il controllo dei processi industriali. Quindi realizza software sartoriali per le aziende manufatturiere per far sì che gli impianti si muovano in maniera automatica da soli, per creare una produzione o per controllare il risparmio energetico o per supervisionarla a distanza. E vista la sete e la fame, mi consenta, di un'azienda che nasce nel sud, ci siamo buttati in qualsiasi settore industriale, quindi dall'automotive all'alimentare, spaziando per ogni brand. Il mio papà è stato molto pioniere alla fine degli anni 70 a puntare su questo segmento, passando dall'elettromeccanica all'automazione, e ha sempre voluto istruire i propri tecnici dall'A alla Z, quindi non che non facessero solo una parte, un comparto lavorativo, ma che potessero essere capaci di gestire tutto il processo. E oggi da questa realtà sono nate ben 15 aziende, oltre ai tanti dipendenti che sono passati in DL, e con molte delle quali facciamo attività di outsourcing, e quindi riusciamo così a ampliare la gamma di tecnici a disposizione fino ad arrivare a 70-80 tecnici. Quindi sono tutte maestranze qualificate al massimo. Sì, pensi che abbiamo costituito un'academy interna volta a creare maggiore specializzazione tecnica settorializzata, perché non è facile trovare persone che abbiano queste qualifiche e qualifiche complete. Voi state in una sede dove è alta, ma alta, alta proprio formazione. Perfetto, quindi sicuramente, siamo capitati a fagiolo. Quindi sicuramente sono pionieri, perché una delle personalità proprio della società, professoressa di ingegneria, quindi proprio in questo settore vostro, quindi potete interfacciare in modo molto bello, mi fa piacere se lo fate. Volevo dirvi un'altra cosa, dottoressa, ma in effetti quindi la maggior parte sono aziende che si rivolgono a voi? Assolutamente sì, il nostro tipo di interlocutore è un'azienda, può essere un end user, come lo chiama noi, un utente finale, quindi un'azienda di produzione manufatturiera, ad esempio un pastificio, una torrefazione di caffè, oppure un stabilimento che produce parti di auto. E oppure costruttori... Quindi entrate nell'automazione per migliorare il ciclo di lavorazione. È così? Assolutamente sì. Oppure sono i costruttori OEM, cioè i costruttori macchine, quelle macchine che servono per l'industria. Quindi solitamente un imprenditore acquisisce una macchina che già all'interno un'automazione che ha un pacchetto. Quindi completo. Voi riuscite anche a fare qualche progettazione ad hoc per quella società? Sì, anche molto sartoriale. Brevettati, quindi brevetti? I brevetti sono solitamente sempre dei costruttori, noi lavoriamo a quattro mani con loro. Dottoressa, faccio una domanda un poco birichina, ma in tutto questo lo Stato vi ha dato una mano? Guardi, abbiamo imparato a fare molto da soli, sicuramente stando al sud ci sono vantaggi relativamente all'assunzione, quindi i benefici sono per i primi tre anni, soprattutto se parliamo di donne più che dei maschietti, ma di contributi o benefici importanti, purtroppo, devo dire, ahimè, non allora, ne abbiamo avuto. Allora vi devo dare una mano, qualche amico buono ci sta, che vi può dare una mano, specialmente con l'Europa, che l'Europa è quella che decide, è quella che fa fare i patti territoriali e le varie sinergie, purtroppo. Assolutamente sì, e io voglio rappresentare quell'azienda sana, etica, che... vuole fare bene al territorio e vuole dare opportunità grande a questi ragazzi di non avere solo la speranza di dover espatriare e di non avere solo la speranza che non si possa avere in localmente un'azienda che
li sostiene nei progetti personali di crescita. Avete qualche progetto per qualche altro settore? In modo che uno si organizza, in modo che ci organizziamo per vedere qualcosa. I progetti sono tanti. Allora, il primo progetto importante è questo progetto immobiliare a Monte di Procida, che anche lì è di valorizzazione sul territorio e ha una componente sociale. E siccome praticamente siamo veramente cresciuti tanti, abbiamo preso questa sede che era un immobile andato all'asta di un ex cinema che era stato acquisito da una compagine italoamericana e che poi per assenza di fondi avevano deciso di non andare avanti col progetto ed era andata in tribunale. Bene, l'abbiamo preso noi e spero quanto prima di riqualificarlo, che sia un sicuramente progetto... ci riuscite. Mi vedo molto molto presente in tutte le situazioni possibili e immaginabili. E poi stiamo accogliendo sempre più risposte da napoletani all'estero che vorremmo aiutare a rientrare o quantomeno a creare una rete, e questo è un altro progetto che mi piace tantissimo, di connazionali sparpagliati per il mondo. Noi facciamo una trasmissione per tutti quanti che stanno a New York, per esempio, proprio a livello di formazione erano quasi 1000 quelli là che stanno. Guardi, dottore, noi l'anno scorso noi siamo sponsor della società Calcio Napoli, business sponsor della società Calcio Napoli. L'anno scorso, alla vittoria dello scudetto, siamo stati invitati dalla nostra comunità italoamericana a New York, a New Jersey. E c'è stata questa bellissima festa, questo modo, ma è stato bello respirare l'idea di comunità nonostante i tanti chilometri di distanza. Allora, dottoressa, noi chiudiamo questa bella intervista con l'impegno mio di farvi 3-4 appuntamenti con qualcuno che può sostenere queste bellissime idee. Io le sono grata. La ringrazio a lei della sua presenza. Arrivederci.